Torniamo in studio per parlare della 25 ore di Magione, la sfida sui consumi che anche quest'anno si è rinnovata sulle colline del Trasimeno, ma anche all'interno della pista dell'autodromo di Magione. Tra le tante case presenti a questa edizione 2013 della 25 ore c'era Mercedes-Benz, che ha portato in pista e su strada la sua E300 Hybrid, un'auto rivoluzionaria che segna un po' il debutto di Mercedes-Benz tra le vetture ibride, quindi motore termico turbo diesel, ma anche motore elettrico. L'hanno portata in gara in particolare i giornalisti della rivista EcoCar. Vediamo cosa è successo in queste immagini. Come ogni anno, la 25 ore di Magione ha rappresentato un momento unico per il reale confronto sui consumi e sulle emissioni delle auto di tutti i giorni. La sfida è infatti in grado di stabilire con certezza i reali consumi delle auto diesel, benzina, ibride ed elettriche, prendendo a riferimento tutti i parametri necessari nell'utilizzo su strade aperte al traffico e nella consueta sfida in pista. La speciale formula di calcolo dei risultati è frutto della combinazione tra diversi fattori: peso del veicolo, velocità media mantenuta lungo tutta la gara e chilometri al litro percorsi. Mercedes-Benz ed EcoCar hanno affrontato l'edizione 2013 dell'Economy Run con la nuovissima E300 BlueTEC Hybrid, un'auto che rappresenta la risposta concreta della casa di Stoccarda alla sempre maggiore richiesta di efficienza abbinata ai bassi consumi. Nella Mercedes E300 BlueTEC Hybrid l'abbinamento del propulsore 4 cilindri diesel biturbo da 2,2 litri e 204 cavalli ad un motore elettrico da 20 kW e 250 Nm di coppia, posizionato nel gruppo trasmissione, permette consumi ed emissioni di CO2 paragonabili a quelli di un'utilitaria. La Mercedes può percorrere fino a un chilometro con il solo motore elettrico, fino a una velocità di 35 km orari. A velocità superiori il motore termico e quello elettrico lavorano in sinergia quando la pressione sul pedale del gas aumenta nelle fasi di accelerazione, mentre a velocità costante, in situazioni come la marcia in autostrada, entra in gioco la modalità sailing, attiva fino a 160 km orari. Il motore diesel si spegne ed è il motore elettrico a spingere la vettura sfruttando l'inerzia accumulata. Nel corso delle 25 ore di gara, i giornalisti di EcoCar hanno guidato la vettura sia sulle strade aperte al traffico, sia nella lunga maratona sulla pista di Magione, ottenendo alla fine un risultato assolutamente degno di nota. A fronte di un peso di ben 1770 kg, la vettura, equipaggiata con pneumatici Michelin a basso coefficiente di rotolamento, ha infatti ottenuto un consumo di 15,7 km con un litro, a una media di 51,4 km orari, emettendo 178,9 grammi di CO2 per chilometro. Grazie alla perizia dei giornalisti di EcoCar, che si sono alternati alla guida della berlina di Mercedes-Benz, si è potuto così dimostrare sul campo che la classe E ibrida rappresenta una soluzione concreta, attuale ed affidabile, per ottenere bassi consumi di esercizio e un'efficienza dinamica pari, se non superiore, a quella delle motorizzazioni tradizionali.